non si può dormire, già dalle 2 io sto dormendo tranquillamente, verso le 10:30 mi addormento e già verso l'una, 2 inizio a sentire questa puzza sotto il naso mentre dormo. Noi siamo nati qua, questo l'hanno fatto in secondo momento, questo è stato fatto in secondo momento. No, con il nostro permesso, l'hanno fatto nascosto di noi, perché non è giusto dove sono abitazioni di fare questi impianti. Come mai questo è stato costruito in un paesello dove stanno tante persone e tanti bambini che non riusciamo più a farli uscire? Io ho dei nipoti come tante altre persone qua attorno, è impossibile di farle vivere qua, le ho dovute mandare via, perché non possono vivere in questa puzza. E questo sta succedendo a noi. Noi di Foce, questo ci succede. Siamo a Sarno davanti alla centrale biogas. Davanti a questa centrale c'è stata la protesta dei cittadini negli ultimi giorni. Sono con Nicola Catania, che è uno dei nostri candidati qui in provincia di Salerno. Nicola, ci spieghi un po' che cosa è successo, che cos'è questa centrale e perché i cittadini hanno protestato non solo negli ultimi giorni ma da anni. La centrale che vedete alle mie spalle è nata nel 2010, in realtà consta di 2 impianti. E ci sono dei procedimenti legali in corso perché l'apertura di questi impianti ha seguito un iter non regolare, e questo è il primo elemento che va sottolineato. Dal 2010 appunto inquina, appesta completamente l'aria della zona circostante, e i cittadini per anni hanno condotto una battaglia perché il lavoro di questi impianti venisse bloccato, venisse fermato. Di recente sono riusciti a vincere questa battaglia, infatti come potete vedere gli impianti in questo momento sono tutti fermi. E non si sente nemmeno nessuno odore nauseabondo, non c'erano quelle puzze nauseabonde che ci sono state negli ultimi giorni per le quali hanno protestato i cittadini, perché l'ordinanza del sindaco di cui parlava Nicola è un'ordinanza che è stata emessa qualche giorno fa, però gli impianti hanno continuato a lavorare, per cui stamattina nuovamente sono andati dal prefetto e sono finalmente riusciti a ottenere la vittoria, cioè il rispetto semplicemente della volontà democratica e della necessità di fermare questi impianti e di mettere fine per il momento a questo scempio. Non è una lotta che è finita oggi, bisognerà vedere nelle prossime settimane quello che succederà, e noi continueremo a essere qui presenti grazie agli attivisti della nostra Casa del Popolo Coiba, grazie agli attivisti dell'Agronocerino Sarnese, che sono qui non solo in campagna elettorale come fa qualcuno, ma tutto l'anno. Non ce la facciamo più. Ma non ce la facciamo più perché ci manca il respiro, siamo sempre male, cioè ci svegliamo male e poi non viviamo più bene. Cioè noi non possiamo vivere con i nostri familiari accanto perché li dobbiamo proteggere, noi dobbiamo proteggere i nostri figli, li dobbiamo mandare via di qua.